ragazzi, benvenuti in questo mio sul canale. Oggi ragazzi siamo qui. Live reaction Italia Estonia. Sta lì Artemio Franchi di Firenze. Mamma mia ragazzi, da quanto tempo non facevo reaction dell'Italia? Da troppo. Troppo tempo. Da troppo tempo sta lì Artemio Franchi di Firenze. Amichevole, ma importante perché dobbiamo vincere per essere sempre più testa di serie per il mondiale del 2022. Dobbiamo continuare a vincere perché è importante in questo momento, sia per le amichevoli sia anche per la Nations League. Formazioni ragazzi, non ci sono molti giocatori, infatti siamo sfavoriti. Non c'è Roberto Mancini perché ha il virus, però è sintomatico, quindi in bocca al lupo Roberto. Non c'è Immobile, non c'è Parola, non c'è Cerbi, non c'è molta gente, sia della Roma che sia della Lazio, per questo fatto del virus. Non sono partiti, non ha fatti partire l'ASL. C'è Insigne forse, c'è, forse il Napoli è partito. C'è Moise Kean, in porta c'è Gigio mi sa, c'è Gigio Donnarumma. E poi non lo so sinceramente. Non lo so. Comunque queste qua le formazioni più importanti. Grifo. Che cosa ha fatto, raga? Grifo. Che cosa ha fatto? 1-0. 0. Non ci credo. Bernardeschi, che gol ha fatto Bernardeschi. Si è stranito, raga. 2-0, ragazzi. Grifo e Bernardeschi. Raga, hanno fatto due gol incredibili. Hanno fatto. Grifo ha fatto un bel gol. Ha fatto un destro, palo, gol incredibile. Bernardeschi pure, in realtà. Non c'è male. È un bel gol. Anche se con la Juventus, l'ha appena detto, non riesce a trovare la stabilità, ha fatto un bel gol perché ha fatto un assist incredibile. 2-0, Estonia quasi KO già ragazzi. Sono più forti, si vede nel piano di gioco, anche senza i giocatori importanti come Insigne, Immobile, Acerbi, Bonucci. Vinciamo comunque, stiamo vincendo comunque. Palo, raga, palo da Estonia. C'è sta Sirico in porto, no? Una rumma. Palo dell'Estonia, raga. Porco due. La parata pure il portiere, la toccata, Sirico. La toccata e la parata sul palo, raga. Mamma mia, santo Dio. Cioè, questo qua, pensa ai piedi storti che c'hanno. Doveva fare un cross in mezzo e andare a parare andare sul palo. Pensa ai piedi storti. Seguiamo questo calcio d'angolo, seguiamo questo tiro, niente. E niente, 2-0 ragazzi, Grifo e Bernardeschi. Madonna mia, Gagliardini, raga, quanto è scarso. Ma stai a capire che ha fatto. Mi spieghi poi. Mi spiegate poi come fa ad esserci Gagliardini convocati, pure Mancini. C'è una pippa questo qua. A qua sbaglia ancora a porta vuota. Sta a porta vuota con Sassuolo, prende una traversa e convoca ancora questo qua. Sto scandalo. Basta. Pure Litto non fa giocare più. Ancora lo fa giocare. Ancora che lo convoca Mancini. Pure Cristanti. Come fa a convocarlo? Tu pippe so. Cioè ha fatto un cross scandaloso. Stava davanti al laterale. Un cross scandaloso che ha fatto. Giochi in Serie A, giochi pure con l'Italia Maggiore. Oh. Sei scandaloso. Passatemi il termine, raga. Mamma mia. Comunque, ancora 2-0. Grifo Bernardeschi. Vamos Italia. Finisce il primo tempo, ragazzi. 2-0 per l'Italia. Buon primo tempo di Azzurri. Veramente buono. Bei tiri in porta, l'Estonia ha fatto quel tiro cross, perché quello era un cross, li mettono un tiro sul palo, basta. Cioè quel tiro, ripeto, ma è un tiro che non è un tiro, non so se si può dire, ma non è un tiro, raga. Cioè era un cross in mezzo, cioè, distorti, è diventato un tiro, là. Per me è così,
per me e basta. L'Italia sta dominando del tutto il match. Cerchiamo di chiudere questa partita perché non è mai finita. Per me vinciamo, ma cerchiamo di chiuderla 3-0 questa partita. Niente, noi ci vediamo al secondo tempo. Bella. Inizia il secondo tempo, ragazzi, sempre 2-0. 47esimo, un po' più in ritardo, vabbè. Niente, chiudiamo sta partita, anche se penso che l'Italia abbia vinto perché stiamo dominando. Però chiudiamola, mi farebbe piacere. Intanto è entrato il giocatore del Verona, Pessina, ragazzi. Pessina torna a casa, il meme. Pessina, ragazzi. È stato convocato. Ecco, questa non è una scelta astuta, non ci perché un giovane è importante, ma Bagliardino non lo può convocare. Quindi entra Pessina. Bella Pessina, un saluto. Bella parata di Salvatore Sirico che salva, scusa, giocatore per la prima volta in Italia. Cioè, cosa si è inventato qua? Cioè, ragazzi, segnavano, mi incavolavo. Cioè, non hanno fatto niente questi qua. Niente. Non lo so, Sì, non mi incavolo. Giusto per dire, è entrato Luca Pellegrini, ragazzi, esordio di nazionale maggiore. 20 anni, 2 stagioni che non gioca, raga, da un botto. Volevo fare una nazionale a Luca Pellegrini perché, raga, esordio a 20 anni, esordio con la nazionale maggiore. Non gioca da 2 anni, raga, questo qua. In caso infortunio. In bocca al lupo Luca. Rigore per l'Italia. Cioè, raga, io insulti i giocatori che giocano bene. Gagliardini ha fatto una cosa incredibile qua. Ha fatto. Guarda come se n'è andato. Gagliardini, raga. Rigore netto. Ci sta. Mamma mia, raga, seguiremo il rigore insieme. Va Grifo dal dischetto. 3-0. Doppietta di Grifo, se la merita tutta. Migliore in campo assolutamente, ragazzi. Esce Grifo, ragazzi. Esce Grifo. E esce Raui. Complimenti a Grifo, ragazzi. Partire da 10. Partire da 10 no, ma da 8 e mezzo sì. Migliore in campo dell'Italia. Bravo, bravo, bravo. Grifo, complimenti. Altro rigore per l'Italia, ragazzi. Mi sto a dormire io. Altro rigore, incredibile, non ci posso credere. Ma che sta a fa fare Estonia? Di netto, questo qua più, ancora più netto di quell'altro, questo qua. Guarda che fallo gli ha fatto. Altro rigore. Invece di essere felice, io sto a sbuffare, ce la faccio più. Parte Orzolini. Col sinistro, 4-0. Basta, per favore, basta. Sto dormendo in piedi. 4-0. Complimenti anche a Orzolini, ma adesso arrivano le goleate, arrivano e niente. 3 di recupero, caro, finisce più sta partita. È incredibile. Alla fine ha dato recupero. 3 di recupero. È finita, l'abbiamo fatta, raga. 4-0. Durata un botto sta partita. Partita per il ranking, importante perché siamo ancora imbattuti. 4-0. Quattro a zero e niente. Super Grifo, raga. E niente. Bravo Orsolini, bravo Bernardeschi, bravo Gagliardini. Ciao, raga. Forza Italia sempre. Forza Azzurri sempre.